Tutti sanno, abbiamo inteso con questo nuovo movimento rovesciare un po' quelli che sono i criteri dell'organizzazione della funzione di un partito politico. Vogliamo assolutamente ascoltare la voce dei cittadini, insieme a loro, insieme alle comunità, insieme alla gente, insieme ai territori, condividere tutti i problemi in ossequio dei principi della democrazia pluralistica, laddove è chiaro che noi, che siamo i rappresentanti della gente nelle istituzioni, dobbiamo cedere parte della nostra sovranità e parte della nostra responsabilità alla gente, che si deve necessariamente avvicinare alla politica. E l'unico modo per evitare che questo distacco, questa disaffezione dei cittadini verso la politica e verso il sistema politico aumenti, perché è attraverso la politica che poi si decidono le sorti e il futuro dei nostri figli. Sulla bozza di legge elettorale l'abbiamo firmata, come si suol dire, tra virgolette, per amor di pace, però è chiaro che noi faremo una battaglia seria e importante sulle preferenze. Io non capisco in questo momento che cosa è cambiato rispetto a prima, ammesso che alcuni problemi che riguardavano la governabilità, il frazionamento della rappresentanza politica, eccetera, vengono superati, però è chiaro che quello più importante, il refrain che da 9 anni, 10 anni sentiamo, che è quello del Parlamento dei nominati, non vedo come si risolva senza le preferenze. Quindi noi faremo questa battaglia, chiederemo con forza, faremo degli emendamenti che venga inserita la possibilità che i cittadini possano scegliere i propri rappresentanti in Parlamento.